Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ve l'avevo promesso un commento delle parole di Pioli. È appena finita la conferenza stampa. Sono molto emozionato, devo dire la verità, perché ho visto un Pioli veramente trasparente, diplomatico, come spesso accade, insomma, ci sta a essere un po' diplomatici, però l'ho visto anche vero, umano, si è anche emozionato ad un certo punto, e quindi tra poco parleremo dei temi più importanti trattati da Pioli per chi si fosse perso la conferenza. Ovviamente sostenete questo canale con un like, mi raccomando. Vi ricordo che domani partirà la live su Twitch per la live reaction di Sassuolo-Milan, partita più importante del Milan degli ultimi 10 anni almeno, dalle 17, la partita alle 18, partirò alle 17. Vediamo come sto domani, magari anche prima, perché ho voglia di patire con voi in live, ragazzi. E grazie ovviamente a chi mi sosterrà anche cliccando sul grazie presente sotto a questo video. Allora ragazzi, cosa dire? Mi sono appuntato un po' di robe interessanti che ha detto. La prima è una frase che voglio citarvi di Pioli. Ha detto: siamo stati migliori sino ad oggi, ma dobbiamo esserlo anche domani. Questa dimostrazione, ragazzi, che Pioli è consapevole che se la squadra è lì per merito. Detto questo, però, non basta. Non basta. Ci fosse stata la matematica, tanto quanto sarebbe bastato. Ma visto che manca un punto per essere campioni d'Italia, giustamente Pioli è molto pragmatico. Dice: se siamo stati migliori sino ad oggi, domani si stecca. Il sottotesto era un po' questo. È chiaro che qualcosa vuol dire che non va, bisogna meritarselo davvero fino all'ultimo secondo dei minuti di recupero, ragazzi. Serve davvero massima concentrazione. Per quanto riguarda la settimana trascorsa, Pioli dice sempre la stessa cosa: ho visto la squadra normale, tranquilla, stesso spirito, stessa serenità. Serenità che ha contraddistinto la squadra, perché Pioli lo ha ripetuto spesso in queste conferenze stampa, prima della partita con la Lazio, prima di quella con la Fiorentina, prima di quella con il Verona, prima di quella con l'Atalanta, ha sottolineato la serenità del gruppo. Poi lui stesso ha detto: è normale che magari sotto sotto un po' di preoccupazione c'è, però i ragazzi stanno mascherando bene il tutto e c'è forse una grande consapevolezza di base, consapevolezza e serenità che secondo me si sono visti anche in campo, perché è facile, no, dire bah, serenità, secondo me non è vero. Io invece ho visto una squadra consapevole dei propri mezzi e serena, non durante la settimana, perché purtroppo io non vivo la squadra, sarebbe bellissimo viverla, ma no, non lo faccio, però giudico quello che vedo in campo. Ho visto una squadra non abbattersi, mantenere la calma e riuscire a superare l'ostacolo, sia in partite come quella con la Lazio a Roma, dove eravamo passati svantaggio, così come anche nella partita contro il Verona, dove eravamo passati svantaggio anche in quel caso, dopo un gol annullato a noi, eccetera eccetera. E ho visto anche la stessa calma serafica nella partita con la Fiorentina, dove all'ottantesimo eravamo ancora 0-0, ma la squadra era lì, presente, a pressare sino all'ultimo respiro. E l'errore di Terracciano non è un errore casuale, è un errore dovuto al pressing del Milan. Quindi effettivamente questa serenità, stesso discorso anche per l'Atalanta, anche lì non riusciamo a sbloccare il risultato, primo tempo 0-0, in serenità siamo riusciti poi a portare la partita dalla parte nostra. Sono partito ovviamente da dentro fuori, lo ha ribadito più volte Pioli nelle ultime giornate. Il Milan sino ad ora ha sempre risposto bene, poi è normale che può rispondere bene tutte le partite, ma poi alla partita più importante non puoi venire meno, devi essere sul pezzo anche in quel caso. La parte che mi ha emozionato, ragazzi, è stata quando gli è stata fatta una domanda, se non sbaglio da un utente abbonato Prime su Twitch del Milan, che gli ha chiesto: mister, pensi di non essere stato mai così tanto amato
questi intendo ovviamente nella carriera da allenatore. E lui ha avuto qualche attimo di silenzio e poi ha detto sì. Ma quel sì che ha detto, ragazzi, vi giuro, mi ha fatto venire la pelle d'oca, perché si vedeva che era un sì sincero, ma davvero sincero sincero. E gli ho visto anche l'occhietto un po' lucido, da che lui, no, è sempre molto calmo, molto, molto sul pezzo sempre. Questa domanda secondo me l'ha un po' sviato, nel senso che lo ha proprio colpito emotivamente, perché lui effettivamente si sente al centro del progetto Milan, si sente amato dai tifosi che per anni e anni e anni, anni hanno aspettato questo momento di giocarsi qualcosa di importante. E si è creata un'alchimia perfetta tra il mister, la curva intesa come popolo rossonero nel mondo, che trova ovviamente la sua massima espressione proprio nella curva sud del Milan, e quindi si vedeva che è stato tipo Giovanni, toccato un tasto dolente però in maniera ovviamente positiva, e il buon Pioli mi si è emozionato in quel sì. Ho visto tanta emozione, magari non c'era la lacrima, ma come l'ha detto mi ha colpito, tant'è che poi alla fine voleva salutare tutti con il coro classico del Milan, forza lotta vincerai, non ti lasceremo mai, si è pure incespicato e se n'è andato tra le risate divertite dei giornalisti che hanno percepito questo momento di forte emozione. E cos'altro? Ha parlato anche di quando è iniziato questo ciclo, sottolineando che siamo arrivati qui partendo da quel famoso Atalanta-Milan 5-0. È vero, ragazzi, tutto parte da lì. Rispetto a quella squadra tanti giocatori sono cambiati, il mister è sempre lo stesso. Dopo il 5-0, ragazzi, il Milan, l'ha sottolineato Pioli, ha fatto tre acquisti importanti, due soprattutto. Lo stesso Pioli ha detto nulla da togliere a Salemakers, però insomma in quella sessione di mercato il Milan compra Kier, e qui ci metto l'asterisco, e Zlatan Ibrahimovic. E forse qua ci metto anche un altro asterisco, perché entrambi sembravano acquisti folli. Cos'è? Chiami Zlatan dopo 10 anni, cos'è che ti può dare mai Zlatan? Stesso discorso per Kier. Prendi un panchinaro dall'Atalanta e vai, dai via Caldara, giovane promessa. Su Kier ero il primo scettico anch'io, ragazzi, perché pensavo che Caldara potesse dare di più. Kier non lo conoscevo benissimo, nell'Atalanta non trovava spazio, quindi mi sembrava veramente un azzardo quello fatto dal Milan. Su Zlatan invece ero molto molto più convinto che potesse dare la sua impronta, e tant'è che fece anche la parodia bentornato c'è Cianoglu ma non c'è più Pato, poi sono andato pure Cianoglu grazie a Dio. E invece appunto su Ibra ero più convinto della sua importanza all'interno dello spogliatoio, e quindi questo doppio acquisto forse ha dato veramente il là ad una svolta incredibile. E sottolineo, come ha sottolineato anche Pioli, l'importanza di Ibra a livello carismatico. Lo ha detto Pioli, a livello carismatico, questo lo dico io, Ibra è uno che dice davvero le cose che pensa. Spesso quel che dice sembra talmente anacronistico, talmente assurdo, che, come dire, si associano quelle parole al personaggio Ibra. Invece spesso e volentieri Ibra, se dice determinate cose, è perché ci crede veramente. È ovvio, quando dice di essere Dio, è chiaro che lì è un personaggio. Credo, spero che non lo pensi davvero, ma non mi stupirei di nulla. Quando invece Ibra, il primo anno che è arrivato, dopo il 5-0 dall'Atalanta, dice cambieremo le sorti di questa stagione, e il Milan in quell'anno si qualificò in Europa League, lo dice perché lo pensa. Lo dice in un momento in cui il Milan era veramente messo male, male, male. Ricordo l'ultima partita in casa, prima del lockdown, persa col Genoa. Dopodiché poi c'è stata la grande svolta nel post-lockdown. Il secondo anno Ibra parlava di scudetto. Ibra ha avuto il coraggio di dire Inter da scudetto? Per me no. Poi l'ha vinto l'Inter, strameritandolo. Però si è visto un Milan diverso, si è visto un Milan che è stato primo in classifica per tante giornate e sembrava pura utopia l'anno precedente.
Invece nel 2000, stagione 2020-2021 è stato così, e quindi anche in quel caso Ibra, per carità, non ha vinto lo scudetto, ma ha iniziato a inculcare nella mente dei tifosi la parola scudetto, tricolore, che sembrava assurdo e, vi ripeto, semplicemente utopico. Quest'anno, ancora una volta, sempre di più ha parlato di scudetto. Non so come finirà, ragazzi, non so come finirà. Quel che è certo è che comunque... Se non è scudetto, non sarà scudetto per un punto. È ovvio che nella storia resta chi vince. Non è che resterà il Milan secondo a meno un punto. Tutto può succedere, ragazzi. È ovvio che io in me sono convinto e voglio sperare. Ho proprio bisogno di sperare che il Milan domani possa farcela. Poi però purtroppo il calcio sappiamo com'è, la palla è tonda. Di disgrazie sportive ce ne sono tante, tutto può succedere. Però secondo me, a prescindere da come finirà, le parole di Ibra, che sembravano così assurde, forse così assurde non lo erano. Detto questo, ragazzi, vi ringrazio. Vi ricordo che domani ci vediamo alle 17 su Twitch, pronti a vivere insieme a Steve in presenza gli ultimi 90 minuti più recupero di questa stagione pazzesca. Speriamo bene. Forza Milan. E a domani. Ciao ragazzi.